Buongiorno, eccoci qua ad un nuovo episodio di Cose strane che compro sul web, questa mia rubrica di follia del mio shopping online. Se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi qua sotto e cliccate sulla campanellina per essere aggiornati sui miei nuovi video. Mi raccomando, seguitemi su tutti i canali social come Viaggiare da soli. Ok, oggi vi parlo di una cosa importantissima che in tutte le mie interviste dico sempre, che è una delle cose che ho sempre, sempre in ogni zaino, anzi io direi anche in ogni borsa, ossia i tappi per le orecchie. Ok, non è la prima volta che faccio delle recensioni o parlo di tappi per le orecchie, perché per me sono una cosa veramente molto importante, dato che con gli anni il mio sonno è diventato più leggero e quindi cerco il più possibile di avere un sonno senza interruzioni, e ormai mi sveglio ad ogni, diciamo, piccolo elemento, da una persona in assenza a fianco che si muove, o se sono in ostello, quello di sopra che russa, se passano troppe macchine, i babbuini nella savana, qualsiasi cosa. Quindi cerco di prevenire, perché prevenire è meglio che curare, e quindi di prendere precauzioni e usare i tappi sempre, anche a casa mia a Roma. Ok, quelli di cui vi voglio parlare oggi sono questi qui, di Flare Audio, si chiamano Snoozer e sono il nuovo modello. Ok, forse vi ricorderete, adesso vi linko qua sopra il video, che avevo già fatto una recensione di un altro loro prodotto, di questi, gli Isolate Aluminium, che tendenzialmente erano utilizzati per i luoghi con una musica molto alta, no? Sono tappi che si usano per la musica, per i locali o per i musicisti o chi fa lavori a contatto con impianti con elevato volume. Io però li avevo utilizzati per dormire, perché a quello mi servono, e li ho trovati ottimi, ottimi, mi sono piaciuti tantissimo. Quando, ovviamente ero iscritta alla newsletter, quindi quando la Flare Audio ha fatto questi per dormire, ho pensato che sarebbero stati ancora più potenti e li ho comprati. Ok, allora, a differenza degli altri, come vedete, hanno due parti morbide, quindi quella che va dentro l'orecchio e quella fuori, diciamo, perché così se metti la testa sul cuscino non ti viene l'alluminio che ti perfora l'orecchio. Quindi sono più morbidi per dormire, sono appunto creati appositamente per dormire, mentre gli altri erano creati appositamente per la musica. Altra cosa che fa sempre la Flare Audio, questo, ossia ti arriva un pack con tutte le taglie di questi, diciamo, gommini, in modo tale che li puoi attaccare al tuo dispositivo a seconda della misura del tuo orecchio, e anche perché questi gommini poi si usurano col tempo e cadono, si rompono, quindi c'è un ricambio. Ok, allora io personalmente sono piccolina, come potete notare, e ho le orecchie molto piccole, quindi uso la taglia S. Uso questi tappi da, non lo so, 3-4 mesi credo, almeno, cioè un bel po', forse ottobre. Mi trovo bene, preferivo gli altri, per me sono migliori gli Isolate Aluminium. So che gli Isolate Aluminium non sono stati fatti per dormire ma per la musica, ma personalmente io sono più isolata. Allora, questi, allora il problema che ho trovato io è che quando li inserisci, per trovare l'angolazione giusta devi tipo girarlo, e a un certo punto si blocca nel tuo timpano e non senti più niente. È fantastico. Il problema è che durante la notte, se ti muovi un po', a volte si stacca, quindi io spessissimo li trovo nel letto, e poi delle volte si sposta un po', e se si sposta è finita. Però molto spesso, non so se vi succede anche a voi, però io trovo grossa difficoltà quando ci sono i rumori e io devo ancora addormentarmi, no?
no? Quindi per esempio se dormo nel letto con qualcuno o in camerata con qualcuno e devo ancora innamorarmi e devo ancora addormentarmi, quindi magari la persona russa fa rumori o deve ancora tornare nel letto, diciamo, se li metto bene mi addormento perfettamente. Se dovessi scegliere tra i Flair Audio Snoozer e Isolated, io preferisco gli Isolated, però adesso sto usando questi anche se preferisco gli altri, perché effettivamente sono un po' più morbidi, ma credo dipenda molto dalla grandezza del vostro orecchio, quindi magari se avete un orecchio più grande del mio, cosa non difficile, potete bene, diciamo, creare questo grip con col vostro padiglione in modo da non sentire gli altri rumori e non far cadere l'oggetto. Quindi sicuramente sono molto molto meglio rispetto a quelli di gomma piuma o a quelli di cera, e consigliati. Ditemi cosa ne pensate se li usate, mi raccomando. Alla prossima recensione, ciao!